Vi parlerò oggi di Antonio Gramsci, una figura e un'opera che lasciano un segno profondo nella nostra cultura, nella memoria del popolo. È stata la libertà a restituirci col suo martirio l'immagine di un italiano che la dittatura aveva spento. Per 20 anni persino il suo nome era proibito pronunciare. L'uomo era soltanto un numero, la matricola 7047 in una squallida cella del carcere di Turi. Sono sottoposto a vari regimi carcerari, scriverà Antonio Gramsci dalla sua cella. C'è il regime carcerario costituito dalle quattro mura, dalle grate, dalla bocca di lupo, eccetera, eccetera. E c'è l'altro carcere che si è aggiunto al primo. Ed è costituito dall'essere tagliato fuori non solo dalla vita sociale, ma anche dalla vita familiare. E dalle sbarre del carcere, il pensiero del prigioniero va agli affetti della famiglia, alla madre anzitutto. Alla Sardegna, terra natale. Carissima mamma, lo sai che cosa mi è tornato alla memoria? Proprio mi è riapparso chiaramente il ricordo di quando ero in prima o in seconda elementare e tu mi correggevi i compiti. Come mi piaceva la valle del Tirso sotto San Serafino. Stavo ore e ore seduto su una roccia ad ammirare quella specie di lago che il fiume formava proprio sotto la chiesa. A vedere le gallinelle che uscivano dai canneti tutto intorno a ruotare verso il centro. E i salti dei pesci che cacciavano le zanzare. Ma dall'infanzia vengono anche altri ricordi. Ho incominciato a lavorare da quando avevo 11 anni. Guadagnavo 9 lire al mese per 10 ore di lavoro al giorno. E me la passavo a smuovere registri che pesavano più di me. Ho conosciuto quasi sempre solo l'aspetto più brutale della vita. Antonio Gramsci era nato ad Ales, in Sardegna, il 23 maggio 1891, figlio di un modesto impiegato. A 20 anni, nel 1911, andò con una borsa di studio alla facoltà di lettere dell'Università di Torino. Lì doveva passare 10 anni intensi della sua vita. Entrare in contatto con un mondo dello studio e del lavoro molto diverso dal paese natale. 1911-1914. È l'epoca della sua formazione, del suo incontro umano con gli operai e con le loro speranze di una società nuova. Il giovane Gramsci studia e impara nelle aule della vecchia università e alla scuola di vita della classe operaia. 1914-1915. La guerra. Presto il conflitto travolgerà l'Italia e l'Europa intera. Su tutti i fronti i giovani muoiono. Una tremenda esperienza è vissuta dalle grandi masse umane. Quando l'armistizio conclude i 4 anni di guerra, gli sforzi di Gramsci sono indirizzati ad un compito essenziale. Creare un ordine nuovo per i lavoratori. Ordine nuovo si chiamerà appunto la rivista che Gramsci fonderà nel 1919 con un gruppo di giovani intellettuali torinesi. Una rivista di cultura per gli operai, per dare forza teorica, impulso d'azione alle loro aspirazioni. 1919-1920. Sono gli anni eroici e drammatici del dopoguerra. In pochi mesi, nel 1920, il piccolo gruppo culturale si trasforma in un vasto moto di proletari. Intensa stagione di lotta. Di fronte contro di essi si erge il fascismo. Si scatena la furia dei manganelli. Il 28 ottobre 1922 Mussolini prende il potere. Lo spettro della dittatura incombe sull'Italia.
l'intellettuale, il dirigente operaio Antonio Gramsci impegna una nuova lunga battaglia antifascista, in Italia e all'estero. Va a Berlino, poi a Mosca, conosce Lenin, prende contatto col mondo nato dalla rivoluzione d'ottobre. Mosca, Gramsci si sposa con Giulia Schucht. Dal matrimonio nasceranno due figli, Delio e Giuliano. Ma Gramsci non vedrà mai il secondogenito. Giuliano nasce quando il padre, tornato in Italia, sta per essere incarcerato. ...1924-1926... Delitto Matteotti. La vita dei partiti di opposizione è ormai precaria. Gramsci e i suoi compagni tengono un convegno clandestino sulle montagne del Comasco. Tra gli alberi, nel silenzio del bosco, risuonano le voci dei militanti. Sento ancora Antonio, ricorda un suo amico, esclamare con amarezza: noi abbiamo fretta, molta fretta. Non rifuggiremo da nessuna azione politica che possa avvicinare il giorno dell'abbattimento del fascismo e della vittoria del popolo. Anche Mussolini ha fretta. Nel giro di due anni i principali oppositori vengono colpiti. Amendola, Gobetti, Sforza, Sturzo, Donati fuggono in Francia. Turati e al confino. De Gasperi sarà presto messo in carcere. Gramsci, deputato, lancia la sua parola d'accusa al governo della dittatura. Presto la sua voce sarà spenta dai persecutori. Roma, novembre 1926. Il deputato Antonio Gramsci è arrestato. Il 28 maggio 1928 il Tribunale Speciale inizia il processo contro di lui, imputato di attività cospirativa, di istigazione alla guerra civile, di apologia di reato. Con lui sono processati molti suoi compagni. Parla il pubblico ministero. Sono degli uomini pericolosi per la loro intelligenza e il loro fanatismo. E puntando l'indice verso Gramsci, per 20 anni dobbiamo impedire a questo cervello di funzionare. Ma gli accusati si trasformano in accusatori. Rivolto ai giudici, Gramsci dice: voi porterete alla rovina l'Italia. Toccherà a noi salvarla. Il Tribunale Speciale condanna Antonio Gramsci a 20 anni da scontarsi nella casa penale di Turi. Nella cella numero 11 del primo settore del penitenziario, egli passerà lunghi, terribili anni. Immagina, cara mamma, che ho un letto di ferro con rete metallica, un materasso e un cuscino di crine. E ho anche un comodino. Non è di prima qualità, ma insomma per me è utile. In un'altra lettera, nel 1930, si rivolge alla cognata Tatiana Schucht, l'ammirevole donna che lo assisterà e lo conforterà per tutto il tempo della prigionia. Cara Tatiana, ho fatto una statistica per il mese di ottobre. Solo 2 notti ho dormito 5 ore. Per 9 notti intere non ho dormito affatto. Le altre notti ho dormito meno di 5 ore. E ancora, il 9 novembre. Carissima Tatiana, ti scrivo proprio nel 5° anniversario del mio incarceramento. 5 anni è pure un bel gruppetto. E inoltre si tratta di 5 anni dell'età più produttiva e più importante della vita di un uomo. D'altronde, ormai sono trascorsi e non ho nessuna voglia di fare un bilancio di profitti e perdite, né di lacrimare amaramente su tanta parte dell'esistenza andata al diavolo. Il malessere che sento è certo l'inizio di un periodo in cui la vita carceraria si farà sentire più duramente, come un qualcosa di sempre attuale che opera permanentemente per distruggere le forze. 20 agosto 1932. Cara Tatiana, sono giunto a un punto tale che le mie forze stanno per crollare completamente. Il corpo di Antonio Gramsci sta per cedere, ma la sua mente di intellettuale continua a lavorare. Giorno per giorno, in questi anni, la sua scrittura minuta verga i quaderni del carcere. 2900 pagine, frutto di 6 anni e mezzo di studi e di meditazioni. Un'opera imponente per la cultura italiana. In quelle pagine Gramsci dà vita ad un moderno colloquio con i grandi del Rinascimento, con Machiavelli, con Cavour, con Croce, con Lenin.
Nello squallore della cella carceraria nascono saggi di storia, di filosofia, di letteratura, di giornalismo, di arte, di politica. Le condizioni di salute sono sempre più gravi. Nel 1933, in marzo, una crisi acuta. Si riprenderà nuovamente e continuerà a estendere le sue note fino all'estate del 1935. Ma il fisico è ormai così provato che ogni lavoro intellettuale diviene un tormento. 10 aprile 1933. Cara Tatiana, le mani sono ancora sempre indolorite e non posso fare sforzi e sostenere pesi anche piccolissimi. Se cerco per prova di fare un piccolo sforzo, perdo nuovamente il controllo del movimento. La notte non è un riposo. Dal tramonto all'alba il prigioniero veglia tra atroci dolori. La fine è ormai vicina. Da tutto il mondo le notizie sulle sue sofferenze provocano un moto di protesta, un appello alla liberazione. Il governo fascista è costretto a cedere. Il 25 gennaio 1936 è trasferito da Turi nel carcere di Civitavecchia e di lì in una clinica di Formia. Del viaggio così scriverà la moglie. Cara Julka, che impressione terribile ho provato in treno nel vedere che durante questi 6 anni il vasto mondo aveva continuato ad esistere, coi suoi prati, i suoi boschi, la gente comune, le frotte dei ragazzi, certi alberi, certi orti. Ma ormai è troppo tardi. Il lento assassinio è stato perpetrato. Da Formia Gramsci viene condotto a una clinica di Roma e qui muore il 27 aprile 1937. L'ho sempre vegliato, scriverà la cognata Tatiana, ma alla fine venne un ultimo respiro rumoroso. E sopravvenne il silenzio, senza rimedio. L'ultima lettera di Antonio Gramsci fu per il figlio Delio, il primogenito. Carissimo Delio, io penso che la storia ti piaccia, come piaceva a me quando avevo la tua età, perché riguarda gli uomini viventi. E tutto ciò che riguarda gli uomini, quanti più uomini è possibile, tutti gli uomini del mondo, in quanto si uniscono tra loro in società, e lavorano, e lottano, e migliorano se stessi, non può non piacerti più di ogni altra cosa. Ti abbraccio, Antonio.